Allora, eccoci finalmente dal vivo. Aspettiamo solo qualche minuto. Siamo in ritardino, un ritardino di 3 minuti. C'è stato un piccolo problema di collegamento con la linea. Comunque, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova lezione. Questa nuova lezione che è una lezione un po' particolare, anche se, come dire, siamo assolutamente all'interno del mondo del trucco permanente, perché questa sera parleremo di igiene. Parleremo di igiene. Vi è piaciuta molto quel video che ho fatto qualche giorno fa dove davo qualche indicazione per limitare al più possibile il contagio da coronavirus? Questo virus che è arrivato anche qui da noi. Faremo qualche considerazione a proposito della situazione. Vi farò sentire anche non solo la mia voce, ma la voce di una persona molto più autorevole di me. A proposito, quindi insomma, questa sera parleremo quindi di come limitare l'infezione, ma soprattutto, no, l'infezione, diciamo, il diffondersi dell'infezione, ma soprattutto vedremo un pochino quali sono le norme igieniche, che cosa dobbiamo sapere per evitare anche che qualunque altro tipo di infezione avvenga cioè durante il nostro lavoro. E parlo di trucco permanente. Parlo di tatuaggio, ovviamente, parlo di piercing, che è una pratica ancora più delicata da questo punto di vista, ma parlo in generale di un po' tutti i posti dove c'è contatto con il pubblico. Direi che cominciamo ad esserci, faccio un pochino fatica a vedere cosa sta succedendo, vediamo un po' la regia cosa mi dice, quanti siete, dove siete, chi siete, cominciamo. Così comincio a salutarvi un pochino tutti. Allora, vediamo un pochino, eh. Non voglio perdermi nessuno. Intanto su YouTube, eccovi qua. Allora, Enrica, ciao. Anna Rita Mellone, ciao. Deborah Patruno, ciao. Niki Nicole, Iole, ciao Iole. Ornella, buonasera Ornella. Mitico Johnny, ciao. Ale Makeup, ciao. Ramona, ciao Ramona, eccoti qua. Io, hai che essere felice. Adesso che ti chiamerò Uberta, facciamo prima. Ok, Eliana, eccoti qua. Ciao, 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 vi faccio vedere che ci siete, ci siete, ci siete, ci siete. Eccomi. Allora, vediamo un pochino anche su Facebook come siamo messi. Allora, vediamo un pochino come siamo messi. Voglio capire. Ecco, togliamo solo l'audio perché se no mi parlo sopra, mi autoparlo sopra. Abbiamo Mayra, ciao Mayra, Patrizia, ciao Patrizia, eccovi. Allora, insomma, siete già un certo numero. Allora, prima di iniziare, vi ricordo che è molto importante per aiutare il video, per diffondere non il virus, ma il video, è quello di mettere un like che non vi costa niente e condividere, che invece è una pratica che vi costerà anche 2 o 3 secondi probabilmente del vostro tempo, ma che è molto di aiuto alla diffusione del video in modo che più gente possa sapere come fare ad evitare. Allora, questa sera io sono certo che vi interesserà l'argomento perché, come dire, il coronavirus è arrivato fino da noi. Io faccio parte di quel gruppo non ristretto assolutamente di persone convinto che l'allarme, come dire, e la psicosi dilagante non sia corretta, nel senso che è bene sapere che cosa sta succedendo, è bene capire come fare per evitare il peggio e credo che le istituzioni abbiano preso delle decisioni corrette perché ovviamente, anche se il virus non è particolarmente grave, anche se la mortalità non è alta, anzi si può dire che è molto bassa, beh, quello che dobbiamo veramente evitare è quello di sovraccaricare le strutture sanitarie, perché non siamo assolutamente preparati a ricevere nelle nostre strutture sanitarie un grandissimo numero di persone. Intanto saluto anche Gabriella Cambi, ciao, che è qui con noi. Ecco perché è giusto prendere delle misure di contenimento, non tanto perché sia così grave questo virus, quanto perché non è come la solita influenza, che ad esempio ci permette di essere preparati con grande anticipo, perché molte persone si vaccinano, ad esempio, perché quando c'è il picco, che più o meno è sempre un po' lo stesso, ma questa sera parleremo dell'influenza, delle influenze,
Ecco, noi lo sappiamo già, quindi le nostre strutture sanitarie sono preparate ad accogliere molti, molti pazienti. Ecco, invece in questo caso è arrivata un po' inaspettata, è arrivata in un periodo dell'anno dove le strutture sono già, come dire, molto cariche per via della classica e solita influenza stagionale, ma anche ovviamente di tutto il resto. Ecco che quindi tutte le varie misure di sicurezza, e comprese quello che può sembrare forse un po' eccessivo, ma che non è, a parer mio, il chiudere le scuole piuttosto che rimandare le partite o giocarle a porte chiuse, insomma, evitare gli assembramenti, non è tanto perché questo virus potrà uccidere milioni di persone. No, non è così. È perché se arrivano 100 persone all'ospedale, siamo in grado di gestirle. Ma se arrivano 50.000 persone all'ospedale, non siamo più in grado di gestirle. Ecco perché, sono assolutamente d'accordo con queste misure che sono semplicemente, come dire, precauzionali. Bene. Abbiamo anche Daniela Sanna. Ciao, 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 ciao. Allora, io questa sera mi farò aiutare, siccome io voglio subito mettere le mani avanti, io non sono un medico, non sono un medico, quindi la conoscenza che ho non deriva da uno studio di medicina. Ho comunque sostenuto un esame di igiene all'università. Il mio terzo anno di estetica mi ha portato a dover studiare anche l'igiene. E non solo, poi ho sostenuto chiaramente anche l'esame per il corso igienico-sanitario. Quindi, come dire, io non sono un medico, ma per questioni di studio, questioni professionali, inevitabilmente, come tutte voi, come tutti voi, colleghe e colleghi del trucco permanente, del tatuaggio, come dire, anche io nel mio lavoro sono costantemente nella grande attenzione dell'igiene. Nonostante tutto, e quindi diciamo che per quello che riguarda se non altro la parte dell'igiene pratica, posso avere una certa dimestichezza. Nonostante tutto, per questa sera mi farò aiutare da un libro scritto da una professoressa molto più eminente di me, che è questo libro. La professoressa Rita Scalvaglieri dell'Università di Genova, laureata in scienze biologiche, specializzata in igiene e medicina preventiva, magari poi qualcuno la taggerà in questo video. Ecco, questo è un testo dove c'è scritto di tutto e di più di quello che si deve sapere, quindi per evitare di commettere errori, questa sera io vi leggerò alcune cose direttamente da questo libro, proprio perché, come dire, umilmente. So di non essere un medico, ma voglio darvi informazioni corrette, corrette alla lettera. Ecco che quindi mi farò aiutare da questo. Inoltre, poi vi farò ascoltare anche il direttore delle malattie infettive, del reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Insomma, quindi cerchiamo di capire un pochino che cosa sta succedendo, da cosa siamo circondati, no? Inizierei con. Ecco, beh, allora vi do intanto alcune informazioni logistiche perché. Come voi tutti sicuramente sapete, lo sapete anche perché ci sono molte persone iscritte, il mese prossimo io avevo in programma diversi corsi nella zona di Milano del Milanese. Ecco, su questi corsi abbiamo messo un punto interrogativo, nel senso che sono corsi che sicuramente verranno fatti, probabilmente verranno fatti non nelle date che erano previste, perché abbiamo bisogno di riorganizzarci in base a quello che sta succedendo, ma soprattutto perché abbiamo bisogno di attendere qualche giorno per capire cosa succede e cosa succederà. Vediamo per quanto tempo dureranno queste limitazioni, diciamo, al movimento. E quindi per questi corsi, strettamente quelli riguardanti la zona del Milanese, consideriamoli un pochino rimandati di un paio di settimane, di poca roba, Però insomma, vi informerò quanto prima. Quindi comunque questi corsi si terranno, ma per via della situazione che è assolutamente straordinaria, nel senso che è una situazione che probabilmente è la prima volta che si verifica in Italia, se non altro in questo secolo, no? Ecco, cercheremo di far fronte nella maniera più comoda per tutti. Bene, allora, direi che possiamo iniziare dandovi qualche informazione su quella che è, su che cos'è l'influenza, no? Perché tutto sommato stiamo parlando di questo alla fine. E allora vado a cercare proprio
il capitolo che parla dell'influenza, e vi dico due o tre cose in modo da capire che cos'è l'influenza, che cos'è questa roba qui, e poi vediamo quali sono gli agenti patogeni, vediamo un po' tutto con un po' di ordine, perché così lo sapete. Allora, ovviamente vi ricordo che sto prendendo dal libro, quindi non sono parole mie, ecco, questo lo dico perché io, in quanto non medico, non virologo, però, come dire, attento, vi voglio dare delle informazioni corrette. Allora, l'influenza è una malattia infettiva acuta, contagiosa, causata da diversi virus. Essa è una delle infezioni respiratorie più diffuse e costituisce un problema di salute pubblica sia per le complicanze, attenzione che questo è poi il vero grave problema, che essa può provocare a particolari categorie a rischio, no? Sia per il costo sociale che è proporzionale alla sua frequenza, cioè di influenza ci ammaliamo tutti gli anni e questo inevitabilmente porta a dei costi sociali altissimi, ok? Poi qua chiaramente parla di come sono fatti i virus, ma questo ve lo risparmio, ma vi dico invece altre due o tre cose che sono importanti, perché riguardano proprio la diffusione anche del coronavirus, che è un virus, uno di questi virus qui, di questa stessa famiglia, ok? Allora, l'influenza ha un andamento esplosivo, no? Sia a causa della veloce crescita del virus nella cellula parassitata, sia per il rapido periodo di incubazione, che permettono un contagio molto rapido, no? Il virus influenzale di tipo A subisce frequentemente delle variazioni a carico degli antigeni. Vabbè, qua è un po' molto tecnico. Andiamo avanti. Ecco, vede, è chiaro che questa continua variabilità dei virus influenzali si propone non soltanto come fenomeno biologico, ma assume un'importanza notevole nei riguardi dell'epidemiologia. Perché in pratica gli antigeni che vengono a contatto con la popolazione sono diversi e quindi non riconosciuti dal sistema immunitario, favorendo la circolazione dell'influenza. Ed è proprio quello che sta succedendo adesso. Perché? Perché questo coronavirus, che poi in realtà è, cioè sono tutti coronavirus, questo coronavirus ha un nome che si chiama COVID-19, ma sono tutti coronavirus, ecco. Questo particolare virus è un virus nuovo, nel senso che noi come popolazione non ne siamo mai venuti a contatto. È questo che ci rende vulnerabili, perché nessuno di noi ha gli anticorpi adeguati per difendersi da questa nuova forma di influenza. È questo il problema, che però non è altro che quello che succede regolarmente con tutte le nuove forme influenzali, ok? Una cosa importante riguarda, ecco, vediamo qua l'epidemiologia, ecco, la fonte dell'infezione è rappresentata dall'uomo malato, che elimina il virus sia nel periodo di incubazione sia durante la malattia. E noi sappiamo che questo particolare virus ha un periodo di incubazione che fino a qualche giorno fa ci dicevano che poteva essere al massimo di 2 settimane, ma è notizia freschissima di oggi che stanno ipotizzando che l'incubazione di questo virus possa raggiungere anche le 3 settimane, rendendo tutto chiaramente molto più difficile, inevitabilmente, perché è ovvio, con 3 settimane di incubazione, se una persona è sana e va in giro, può infettare molta più gente. Allora, dicevo, la modalità di trasmissione è per via aerea, attraverso le goccioline emesse parlando, tossendo, starnutendo. Tuttavia è stato ipotizzato anche il caso di trasmissione tramite il contatto con fazzoletti o mani sporche di muco, orofaringeo, quindi ercatarro, come si dice, se avete raffreddore, ad esempio, no? Che appare però più improbabile in considerazione dell'abilità del virus. Cosa vuol dire l'abilità del virus? Vuol dire che il virus, una volta che è al di fuori del corpo, non vive molto. Però nel caso invece di questo coronavirus particolare, che è quello di questi giorni, invece sappiamo che anche fuori dal corpo vive abbastanza, vive addirittura può vivere dei giorni, addirittura si parla di 9 giorni, qualcuno parla di 12 giorni, ecco, quindi insomma parecchio, no? Che cosa succede? Il virus raggiunge le cellule delle vie respiratorie ed in esse si replica, danneggiandole. La malattia ha un andamento
endemoepidemico, con possibilità di manifestarsi in epidemie, addirittura pandemie. Al momento siamo ad un'epidemia, no? Generalmente, in correlazione con le variazioni maggiori e minori, il virus A determina epidemie o pandemie, come in questo caso, mentre il virus B si manifesta in episodi epidemici più circoscritti. Adesso vediamo un attimino quest'altra parte che è importante per capire cosa sta succedendo. Dobbiamo capire cosa ci sta succedendo. La grande diffusione della patologia è legata all'elevata contagiosità del virus, ma in particolare, come già detto, essa è in relazione alle variazioni antigeniche che ripropongono ceppi diversi che trovano la popolazione priva di protezione nei confronti di questi nuovi virus. Vi ricordo che la dottoressa, professoressa Scarvaglieri, quando scriveva queste cose, non le scriveva a proposito del virus arrivato dalla Cina che sta invadendo oggi l'Italia e il resto del mondo, ma lo scriveva in generale per tutti i tipi di influenza, ok? Quindi le epidemie influenzali sono condizionate dalla comparsa sulla scena epidemiologica di nuovi ceppi o sottotipi di virus che incontrano una popolazione recettiva. Generalmente, sentite qua cosa dice perché è veramente mitico, è grandissima Rita. Generalmente il luogo del primo isolamento è in Oriente. Vedete che già è normale che sia in Oriente, tutte le influenze partono da lì. Questo elemento è in relazione al fatto che la diffusione della malattia avviene di preferenza nella stagione fredda e quindi i primi isolamenti avvengono nei paesi dell'altro emisfero, dai quali il virus viene poi trasportato nel nostro emisfero da soggetti infetti. Sembra la storia di questi giorni, ma in realtà è la storia generale di tutte le influenze. Quindi sono fattori determinanti l'insorgenza dell'infezione, la stagione fredda, con conseguente maggior affollamento di gruppi di persone in locali confinati e la rapidità dei mezzi di comunicazione. È chiaro, quando c'è freddo stiamo tutti insieme appiccicati, d'estate molto meno, no? Ok? Tuttavia non bisogna dimenticare l'elemento più importante, cioè la presenza del virus di tipo C, che ormai, come si è detto, ha una componente epidemiologica. Vabbè, ma qua adesso si entra... Ecco qua, è da rimarcare che l'influenza è una malattia sociale, sia perché la morbosità del periodo epidemico raggiunge tassi elevati, sia perché un numero così elevato di malati implica conseguenze sociali quali l'assenza dal posto di lavoro, squilibri nei servizi e costi sanitari della malattia. Ok, quindi, come dire, è una roba che ha dei costi sociali altissimi perché tantissima gente è malata, quindi strutture sanitarie intasate, quindi posti di lavoro vacanti, cioè gente che non va a lavorare, quindi si blocca, si ferma tutto. Voi pensate che addirittura la Hyundai ha chiuso, no? Ecco, è proprio quello che sta succedendo, ma come vedete è tutto quello che succede di solito quando c'è un'epidemia influenzale, cioè non siamo di fronte a un evento sconosciuto, a un evento nuovo, è un evento assolutamente standard, assolutamente nella norma. Questo ci serve per capire che, come dire, è tutto, non voglio fare come ha detto Conte, perché non è sotto controllo nel senso che quello che sta succedendo noi lo stiamo controllando, perché l'epidemia non la puoi più controllare, ma è sotto controllo nel senso che quello che sta succedendo è prevedibile, si può prevedere. Un'altra cosa che io voglio dirvi, che questo è un mio parere personalissimo, no? Quello che è un parere personalissimo, è che in Italia abbiamo il maggior numero di casi per quanto riguarda il continente europeo, no? E secondo me questo vuol dire semplicemente che in Italia il sistema sanitario nazionale funziona benissimo, benissimo. Perché questo? Perché è chiaro che abbiamo un numero grande di casi semplicemente perché il nostro sistema sanitario nazionale è in grado di fare tantissimi test su tantissima gente in poco tempo. È chiaro che se i test non li fai, stai tranquillo che casi non ne trovi, eh? Cioè non ne trovi, se non fai screening, casi non ne trovi. Noi ne abbiamo trovati tanti perché il nostro sistema sanitario nazionale funziona alla grande, molto meglio che in tantissimi altri paesi. Ma questo lo sanno tutti, il sistema sanitario nazionale italiano funziona alla grande, con tutti i problemi che può avere, funziona veramente alla grande. Ce lo invidiano da tutto il mondo, che se ne dica ragazzi, è così. Quindi... come dire, noi abbiamo tanti casi solo perché il nostro sistema funziona molto bene, ecco. Quindi direi che si può fare solo che un applauso
a queste persone che stanno seguendo quello che sta succedendo. Nel frattempo state scrivendo un sacco di cose e allora cerco di rispondervi. Allora, vediamo un pochino, eccovi qua. Allora, ho letto di un tizio che dopo 26 giorni ha avuto i primi sintomi. Ecco, ad esempio, quello che dicevo prima. Quello che dico e non comprendo sono delle persone che sono guarite, quindi significa che hanno formati linfociti T perché si dice che non hanno trovato un vaccino. Allora, praticamente pare che ci siano, anzi, no, pare, ci sono delle persone che sono guarite spontaneamente, ci sono persone che hanno addirittura avuto il coronavirus, questo tipo di coronavirus, senza nemmeno avere la febbre, senza nemmeno avere la febbre, no? Quindi poi da lì a formare un vaccino va al di fuori delle mie conoscenze, però è vero che ci sono state molte persone che sono guarite spontaneamente. Quindi anche questo, se noi facciamo un rapido calcolo. Come dire, noi sappiamo che allo stato attuale la mortalità è dello 0,2%, no? Ma in realtà probabilmente è molto più bassa. Perché la percentuale è sfalsata dal fatto che noi conosciamo solo i casi che conosciamo. I casi che non conosciamo non entrano nella statistica, ma i casi che non conosciamo sono evidentemente di persone vive. Perché se una persona è morta, o muore, o sta male, o è in procinto di morire, beh, quel caso lì viene sicuramente conosciuto dall'ospedale o dal sistema sanitario. Se una persona invece ha avuto un po' di febbre, se n'è stata a casa, non ha allertato nessuno, magari pensava che fosse la solita influenza, magari invece era, questo virus qui. Quindi la mortalità probabilmente è ancora molto più bassa di quella che noi abbiamo in percentuale per il semplice fatto che moltissimi casi noi non li conosciamo e quelli che non conosciamo sono certamente casi andati a buon fine di gente che è guarita, ha avuto una influenza, è guarita. Ok? Bene. Qua dice la Hyundai che chiude non è proprio standard e non solo loro. Ok, sì, in effetti è vero, ma poi sentirete le parole del responsabile qua del reparto infettivo del San Martino di Genova che dà una spiegazione tecnica precisa di questo motivo, per cui sostanzialmente da noi questo tipo di coronavirus fa meno danni che in Asia, ok? Allora. Anna scrive, ma se tutto questo è prevedibile in un certo senso da protocollo, perché questa emergenza mondiale? Beh, Anna, l'ho detto prima, perché il sistema sanitario nazionale e in generale di tutte le nazioni non è preparato a ricevere un grandissimo numero di ammalati tutti insieme. Il problema potrebbe nascere non tanto dalla malattia in sé, cioè dalla mortalità della malattia, quanto dal fatto che se arrivano 100 persone, come dire, in rianimazione, noi possiamo starci dietro, ma se ne arrivano 10.000, probabilmente molte persone restano fuori dalla rianimazione. Ora sto stirando dei numeri a caso, perché non ho assolutamente idea di quali siano i numeri reali, recettivi delle nostre strutture. So che li stanno ampliando velocemente, perché si aspettano molti casi, ecco. E in quel caso lì una persona potrebbe non avere le cure necessarie e morire non tanto perché la malattia è grave, quanto perché non si può guarire. È come se fossi affetta da una malattia perfettamente guaribile, ma non trovi le medicine. E se non trovi le medicine, come fai? O il tuo corpo riesce a reagire da sola, da solo, o altrimenti è un grosso problema, ok? In questo senso è emergenza per quanto riguarda il numero delle persone potenzialmente infettate, non perché questa malattia ha un'alta mortalità. Non stiamo parlando della peste che nel giro di 10 anni ha ridotto al 50% la popolazione europea. Quindi voi immaginatevi, morivano come le mosche, no? Letteralmente, ok? Non è questa situazione. La situazione è di una brutta influenza che prende un sacco di gente contemporaneamente e nessuno era preparato. Questa è la situazione. Inoltre rischiamo anche di far ammalare pure il personale sanitario, che è ancora peggio, perché se si ammala il personale sanitario, beh, voi potete ben capire a quale disastro andiamo incontro, perché è come dire che noi abbiamo la macchina rotta e non c'è nessun meccanico in giro, ci tocca andare a piedi. Ecco, la logica è un po' la stessa, ok? Bene, la statistica è falsata, giustamente dice. Poi giustamente Johnny dice, quando c'è la solita influenza annuale, quando muore qualcuno, non è che esce sui giornali, certamente, perché? Perché per quanto sia ovviamente una brutta notizia, qualcuno muore di influenza, ma generalmente per via delle complicazioni e generalmente sono soggetti a rischio.
Esattamente come sta confermando, si sta confermando qui in Italia. Allo stato attuale abbiamo 6 decessi in Italia, tutti e 6 sono persone molto anziane o comunque parecchio, insomma, anziane, molto avanti con l'età, e molti di questi avevano delle complicazioni in atto anche molto gravi, anche già molto gravi. Quindi questa forma influenzale ha dato il colpo di grazia, se si può dire così. Ma è ovvio ed è molto probabile che anche la classica influenza avrebbe forse sortito lo stesso effetto. Quindi non so come dire, ecco, una cosa del genere. Poi, Iole scrive, bisogna anche tenere in considerazione se il virus entra in contatto con un soggetto che ha le difese immunitarie già basse. Esattamente quello che stavo dicendo, Iole, no? Ovvio che è più grave, ma esula da questo tipo di virus, ok? No, no, ma è proprio vero, cioè, perché il problema sono le complicazioni date dal virus e chi ha le difese immunitarie basse va incontro a complicazioni anche gravi, anche gravi. Poi abbiamo, questo non c'entra nulla col coronavirus, volevo sapere se sei sposato, vorrei corteggiarti. Scusate l'interruzione. Va bene, va bene. Questa, guarda, così mi fai arrossire, eh? Però chiaramente io non do informazioni sulla mia situazione personale, ok? Ma non è necessario che lo faccia, non è il momento per farlo, ok? Bene, cosa volete che vi dica? Grazie, lo prendo come un complimento, grazie, grazie mille, ok? Ok, allora andiamo un po' su Facebook, capi qua? Allora, bene, andiamo avanti. A questo punto, se vogliamo essere un po' più acculturati, cerchiamo di capire un attimo alcune delle differenze più importanti. Adesso abbiamo capito che, come dire... Il coronavirus è un virus, che questa è una forma influenzale, che può essere, che è molto, come dire, è molto facile che venga trasmessa a molte persone contemporaneamente. Abbiamo capito per quale motivo è necessario stare attente. A questo punto vediamo di dare qualche informazione. Tanto per cominciare, abbiamo visto che il coronavirus è un virus. Mamma mia, è un virus. E allora vediamo di capire qual è la differenza tra virus e batteri, no? Quindi quali sono gli elementi patogeni? Ecco, gli agenti patogeni, eccolo qua, numero 48, pagina 48. Ve lo voglio spiegare chiaramente perché è necessario capire che differenza c'è tra virus e batteri. Questo perché io voglio spiegarvelo? Perché alcuni pensano, ad esempio, che per difendersi dall'influenza è necessario prendere gli antibiotici, ad esempio, addirittura in via preventiva. Ecco, nulla di più sbagliato. Qualcuno lo pensa, ma nulla di più sbagliato. Allora, non c'è niente di meglio che avere cultura, perché con la cultura nessuno più sbaglierà mai. Allora io faccio il mio mestiere di divulgatore, no? Io vi spiego le cose, vedete che mi faccio aiutare da qualcuno molto più esperto di me. Una professoressa universitaria addirittura, no? Adesso vediamo che differenza c'è tra virus e batteri. Qualcuno di voi già lo saprà. Spero di dire comunque delle cose interessanti per voi, ok? Vediamo un pochino. Ok. Allora, Monica scrive che per la classica influenza c'è il vaccino. Sì, infatti i soggetti a rischio generalmente per la classica influenza annuale si vaccinano, si possono vaccinare anche i soggetti non a rischio. Insomma, il vaccino c'è, questo contiene molto, la malattia contiene molto e quindi il sistema sanitario nazionale è più preparato. Allora, vediamo un pochino che cosa sono i batteri, ok? Allora, i batteri o schizomiceti, detti comunemente anche germi, questo è germi, no? Sono esseri unicellulari di dimensione di qualche micron. Essi sono simili alle cellule degli organismi superiori, ma essenzialmente presentano una struttura molto più semplice. Quindi sappiamo che sono esseri viventi, sono grandi quanto una cellula, ma sono un po' più semplici delle cellule che noi abbiamo normalmente nel nostro corpo, ok? Gli schizomiceti, cioè i batteri, sono visibili al microscopio ottico già, quindi non quello elettronico, il microscopio ottico, sono già visibili, particolarmente se trattati con opportune sostanze coloranti. Allora, quindi, tanto per cominciare, cominciamo a capire che i batteri sono abbastanza grossi, sono degli belli animaletti, no? Perché? Perché se addirittura con un microscopio noi riusciamo a vederli, perché sono come grandezza, sono di qualche micron, voi considerate che un micron vuol dire un millesimo di millimetro, no? Voi prendete un millimetro, dividetelo in mille parti, quello è un micron, no?
ma se un oggetto, qualche cosa è grossa un po' di micron, anche il pigmento da trucco permanente, più o meno l'ordine di grandezza di un granellino di pigmento di trucco permanente è di 12-13 micron, no? Ecco, questo col microscopio si vede, si vede. Ecco, i batteri sono un pochino più piccoli, ok? Che cosa fanno? Vediamo un pochino, no? Come, ecco, i batteri, vediamo un po', qua parla della nutrizione, ecco, vi voglio dire una cosa importante, questo è importante a proposito dei batteri da sapere. La temperatura è importante per la crescita batterica. Generalmente i germi patogeni sono quelli che si sviluppano meglio a temperatura fra 25 e 40 gradi. Ma guarda caso, il nostro corpo che temperatura fa? È più o meno tra i 35, 34, 36 gradi in condizioni di salute, no? E quindi siamo proprio lì, siamo proprio noi gli ospiti ideali per i batteri. Vi sono poi dei batteri che esplicano la loro funzione vitale a temperature inferiori a 20 gradi, mentre altri preferiscono temperature superiori ai 50 gradi. Naturalmente, anche la cellula batterica si riproduce, ma utilizza un meccanismo molto semplice, la scissione, cioè si divide. La scissione semplice in pratica è la divisione della cellula in due cellule figlie, che a loro volta si scindono allo stesso modo, cioè queste continuano a dividersi all'infinito, non proprio all'infinito, ma per molto tempo. La replicazione batterica è molto rapida. E si realizza in progressione geometrica, nel senso che da 1 diventa 2, da 2 diventa 4, da 4 diventa 8, da 8 diventa 16, 32, 64 e così via, no? Quindi con una spontanea cessazione dopo una decina di giorni. Per questo motivo, nello spazio di poche ore, un germe può dare origine a milioni di altri batteri, no? Questo spiega la grande aggressività dei batteri, la grande aggressività di batteri, perché in poche ore possono diventare colonie di milioni e milioni, no? Quando si verificano condizioni sfavorevoli, alcuni germi sono in grado di sopravvivere, pensate un po', assumendo una forma di vita latente, cioè la spora, che è resistentissima e può mantenere in vita il batterio anche per anni. Ovviamente, quando le condizioni esterne ritornano favorevoli, il germe ritorna alla forma vegetativa e quindi ricomincia a replicarsi. Questo, ad esempio, è uno dei motivi per i quali quando vanno a fare degli scavi, ad esempio nei ghiacci, no? Nei ghiacci dove trovano i fossili ghiacciati, animali ghiacciati di 10.000 anni fa, bisogna stare attenti perché lì dentro potrebbero esserci dei germi in forma di spora che si sono chiusi per via del grande freddo, che però una volta tornati alla temperatura ambiente potrebbero risultare nuovamente virulenti, anzi, come dire, aggressivi. Ecco, in quel caso lì è un guaio perché si ritorna al fatto che non ci sono anticorpi adeguati, no? Ecco, che cosa fa il batterio poi una volta che entra nel corpo, no? I batteri producono delle sostanze velenose. Ecco, finalmente abbiamo capito, ok, d'accordo, questi si riproducono, ma che fanno poi i batteri? Producono delle sostanze velenose che si chiamano tossine, che danneggiano i tessuti dell'organismo parassitato, in questo caso gli uomini, no? Le tossine possono essere esotossine prodotte dal batterio nel corso del suo ciclo metabolico oppure endotossine, questo ci interessa poco. Ecco, quindi avete capito praticamente i batteri che cosa fanno? Si replicano in una maniera micidiale, veramente enorme, enorme, senza mai fermarsi e producono delle tossine. Queste tossine chiaramente sono molto velenose per il nostro corpo. Quindi avete capito come funzionano i batteri e tanto per darvi un'idea, voglio farvi capire, così non sbagliate più, così non sbagliate più, una cosa importante. Allora, vediamo un pochino, eh. Vediamo un po'. Ecco qua non c'è. Volevo farvi vedere qualche batterio cattivo cattivo che conosciamo, però adesso ve lo faccio vedere dopo. Adesso invece vi spiego, visto che abbiamo parlato di batteri, dei virus. Così capiamo la differenza che c'è tra batteri e virus, no? Ecco, intanto voglio dire, fino a qua è tutto chiaro, avete capito cosa sono i batteri, cioè avete capito come sono fatti sti batteri, poveretti loro, anzi poveretti noi quando ne veniamo a contatto, è chiaro, no? Come funzionano sti batteri. Ok, bene. Fatemi cenno di sì, ci siamo, ok? Ok, scusate per il ritardo. Ciao Franci, ciao 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 ciao. Ok, scusate, sto guardando qua i vostri messaggi, eh?
Allora, vediamo un pochino la differenza, quindi che cos'è che invece sono i virus? Allora, i virus sono organismi piccolissimi, quindi questo coronavirus è piccolissimo, no? Di dimensioni valutabili in nanometri, nanometri. Cioè nanometri, se prima io vi ho parlato di micron, che è praticamente 1 a 1000 sul millimetro, ecco, il nanometro è a 1 a 1 milione, cioè voi prendete un micron e a sua volta lo dividete in 1000 parti. Quindi è estremamente più piccolo di un batterio. Tanto per avere un'idea, no? Ecco, se un virus fosse alto, che ne so, un centimetro, il batterio sarebbe alto un metro. Cioè, capite che differenza enorme che c'è tra un virus e un batterio? Se un virus fosse un centimetro, il batterio sarebbe un metro. Tanto per avervi un'idea. In realtà la differenza è ancora maggiore perché il virus potrebbe essere tipo 3 o 4 centimetri, mentre il batterio potrebbe essere 3 o 4 metri. Ecco, questa potrebbe essere la differenza. Tanto per capire la differenza di dimensione enorme che c'è tra virus e batteri, una dimensione enormemente più piccola, no? I virus sono parassiti intracellulari, cioè entrano nella cellula. Che cosa fanno, no? I virus hanno una struttura molto semplice, no? Praticamente c'è un involucro, ecco, questo involucro si appiccica alla cellula e infila dentro la cellula il suo codice genetico e quindi obbliga la cellula a riprodurre questo codice genetico. Ok? E quindi cosa funziona? Le funzioni vitali del virus, quindi il virus come funziona, come fa a vivere il virus, no? Le funzioni vitali si esprimono tutte all'interno di una cellula parassitata, cioè quindi della cellula che viene attaccata, no? Essi aderiscono tramite il capside a particolari siti della membrana cellulare e quindi penetrano all'interno. Questa tosse non è per il coronavirus, ma è perché mentre parlo così concitato mi va un po' di saliva in gola. In questa fase l'acido nucleico e la parte proteica si sganciano e per un certo tempo il virus non è distinguibile dal citoplasma. Diciamo, andiamo avanti, questo è facile. Ok. La cellula che cosa fa quindi? I codici genetici predispongono la costrizione alle nuove particelle virali. Infine, quando i nuovi virus hanno completamente invaso la cellula, quindi all'interno della cellula, la cellula viene obbligata a riprodurre nuovi virus, a un certo punto la cellula è completamente piena e satura di questi nuovi virus, e cosa succede? Che la cellula esplode. La cellula esplode, liberando all'esterno le particelle virali che andranno ad attaccare altre cellule, portando quindi avanti praticamente all'infinito questa cosa qua. Quindi Anna, mi dici, Anna, scrivi, si nutrono della cellula. Non è che si nutrono della cellula, ma utilizzano la cellula per riprodursi, perché da soli non sono in grado di riprodursi, mentre i batteri sì. I batteri sono in grado di riprodursi, i virus non sono in grado, hanno bisogno di una cellula, hanno bisogno, come dire, di una fabbrica, no? che li produca. Entrano dentro furtivamente, obbligano la cellula a riprodurre tutti questi virus. A un certo punto la cellula è piena zeppa di questi virus, non riesce più a contenerli, esplode. Quando esplode, chiaramente questi virus vanno a infettare altre cellule e potete immaginare che disastro succede in pochissimo tempo, ok? Esattamente, Iole dice una cosa giustissima. Bene, Iole, vedo che hai studiato. I batteri è un organismo unicellulare in grado di riprodursi da solo. Il virus entra nella cellula e funziona come parassita. Bravissima, ma è come dire, ma voi siete veramente ma brave, ma brave, ma brave, ma lo so assolutamente. Allora, intanto vi ricordo, se siete su Facebook, buona cosa è giusta, anche perché per limitare il casino che sta succedendo, tutta questa psicosi, un video come questo aiuta moltissimo perché capiamo a che cosa siamo chiamati a sopportare in questi giorni. Quindi condividete questo video, fate arrivare molta gente e fategli capire che è tutto, come dire, tra virgolette, sotto controllo, nel senso che non sta succedendo nulla di imprevisto, sta succedendo quello che succede di solito in qualunque forma influenzale. Poi, attenzione, bisogna stare attenti perché questa forma influenzale è una forma abbastanza aggressiva. Ok, bene, allora, un'altra cosa che vi volevo dire a questo punto è: sì, d'accordo, ma noi come facciamo adesso che sappiamo che cos'è un virus, che cos'è un batterio? Come facciamo noi a
stare attenti a questa roba qui, no? Allora, ho dato diversi consigli in questo video di cui che avete visto praticamente in tantissimi, perché abbiamo 30.000-35.000 visualizzazioni, quindi vuol dire che vi è piaciuto molto. E allora, sostanzialmente le cose sono quelle che dicono un po' tutti, no? Che è quello di lavarsi spesso le mani e poi disinfettarle con disinfettanti alcolici. Ora vedremo perché disinfettanti alcolici. Quando, se dovete per caso starnutire, ragazzi, fatelo sul gomito, non fatelo sulle mani, in modo che con le mani non potete poi andare a tucugnare in giro facendo schifo a destra e a sinistra, no? Ecco, cose di questo genere. La mascherina, ragazzi, non serve a nulla, non serve assolutamente a nulla per proteggere te stesso, non serve. Serve però se ad esempio hai un po' di raffreddore, un po' di influenzina, ecco, metti la maschera perché serve a proteggere gli altri. Perché se hai la maschera, non sputacchi addosso agli altri. E quindi questo serve, no? Ecco, io nel video ho detto, ad esempio, mettete la mascherina alle clienti, fate indossare alle clienti la mascherina, perché se la cliente è infetta, vi attacca qualche roba, no? Quindi la mettete a lei e voi siete tranquilli, ok? Insomma, abbastanza tranquilli. Disinfettate tutte le superfici, disinfettate le maniglie, è la cosa più banale del mondo, al quale non si pensa mai, le maniglie delle porte, la porta d'ingresso, qualunque tipo di maniglia, la porta del bagno, qualunque tipo di maniglia, disinfettatela, disinfettate i cellulari, perché? Perché sì, attenzione, un'altra arma di distruzione di massa, sapete cos'è? Sono i soldi sono estremamente sporchi perché passano da mano a mano, da mano a mano, e quindi poi immaginate un virus che può vivere 9 giorni su un oggetto, figuratevi se è su un biglietto da 10 euro quanti giri fa, no? Ecco, quindi può arrivare facilmente, quindi disinfettatevi spesso le mani, disinfettate tutto. Ok, allora bene, quindi vediamo un pochino. Un'altra cosa importante è quindi cosa possiamo fare questo? Ecco, alcune altre cose. Sì, i cellulari, Johnny, giustamente, i cellulari, certo. I cellulari sono importantissimi perché è una delle robe che tocchiamo più spesso. Perché poi è ovvio che noi quando lavoriamo, sia tatuatori, piercer, dermopigmentisti, chiamali un po' come vuoi, insomma, dai tutti i nomi che vuoi, noi stiamo molto attenti a queste cose, ma le clienti non stanno attente, le clienti non stanno attente perché non sono formate da questo punto di vista, eh? Ok, allora. Volevo farvi un'altra indicazione. Ecco qua, ambiente. Riguardo alla disinfezione, serve proprio a capire che cos'è, a cosa serve e come funziona. Vediamo un pochino se lo trovo. Eccolo qua. Prevenzione delle malattie infettive, chiaramente. Eccola qua, disinfezione. È importante capire che cos'è la disinfezione e le varie differenze, perché così ci capiamo, no? Allora, quando parliamo di disinfezione, no? Anna scrive, Anna scrive, non toccate le bancanote, le prendo tutte io per la vostra salute. Va benissimo, Anna. Grande, grande, viva. Con un po' di ironia, l'ironia salverà il mondo. Va benissimo, siamo d'accordo. Brava, brava. Mi piace, mi piace, mi piace. Allora, dicevo, parliamo della disinfezione in modo che capiamo di cosa stiamo parlando anche, no? Allora, la disinfezione ha lo scopo di distruggere mediante mezzi fisici e chimici i microrganismi patogeni. Attenzione, i microrganismi patogeni sono quelli che creano le malattie, non quelli che portano le malattie, che danno origine alle malattie, no? Ok? Disseminati dai malati o dai portatori. La disinfezione può essere continua se attuata per tutta la durata da parte dei soggetti infetti, finale quando viene applicata dopo la malattia sugli ambienti degli oggetti venuti a contatto con la fonte infettante, o periodica e occasionale quando è mirata ad ambienti che si presume possono essere stati contaminati. Ora, queste sono cose, diciamo, che ci interessano poco, ma quello che invece è importantissimo che tutti voi sappiate, e tra l'altro è ottimo anche per chi volesse ripassare per quanto riguarda il corso igienico-sanitario, è questo. Allora, vediamo di capire la differenza che c'è tra disinfezione, sterilizzazione, asepsi e antisepsi, tutte parole che conoscete ma che probabilmente avete un po' nebulose, no? E che quindi magari non vi sono chiarissime nelle loro differenze e invece dovete conoscerle bene. Allora, la disinfezione, cioè quando disinfettate qualcosa,
è rappresentata da una serie di metodiche e di mezzi mirati alla distruzione delle specie patogene, cioè di quelle specie che portano le malattie. Le specie che portano le malattie vengono uccise con la disinfezione, cioè quando disinfettate qualcosa. La sterilizzazione, invece, e questo noi lo sappiamo bene, no? Perché noi il materiale che utilizziamo è sterile, no? La sterilizzazione è il procedimento che ottiene la totale distruzione in un substrato di tutti i germi presenti, sia patogeni sia non patogeni. Cioè uccide la sterilizzazione qualunque forma di vita, sia essa che sia maligna, sia essa che sia benigna. Qualunque forma di vita. Ok, quindi se qualcuno mi sterilizzasse, se qualcuno mi sterilizzasse, è difficile dirlo, no? Probabilmente sarebbe come dire che mi ucciderebbe, no? Ok, ecco, sterilizzare vuol dire distruggere qualunque forma di vita, mentre disinfettare vuol dire uccidere solo le forme di vita maligne. C'è una grande differenza. La sepsi, invece, ha lo scopo di impedire, tramite mezzi specifici, che su un determinato campo giungano germi infettanti. Per esempio, l'uso delle maschere e dei guanti durante l'intervento chirurgico. No? Quindi, per evitare che dei germi giungano, si usa la asepsi. Invece la antisepsi è mirata a rallentare, o meglio, ad arrestare lo sviluppo dei microorganismi, sia patogeni che non. Per esempio, l'aggiunta di sostanze chimiche per la conservazione degli alimenti. Quindi le sostanze chimiche per la conservazione degli alimenti sono antisettiche, cioè che cosa fanno? Impediscono il proliferare di qualunque forma di vita, ok? Quindi adesso io non vi sto a ripetere tutto perché voi potete tornare indietro con il video e questo vi sarà utile per ripassare. Però l'importante è capire chiaramente, la differenza che c'è tra queste formule, no? Ma a quello che interessa tanto a noi è la differenza tra disinfezione e sterilizzazione, ok? È importantissimo. Quando noi ci mettiamo la mascherina e i guanti stiamo facendo asepsi. Quindi invece quando mettiamo, quando invece i conservanti fanno antisepsi. Ecco, qui tanto per capire, ok? Allora, vediamo un pochino quali sono a questo punto i disinfettanti. È importante questo, no? Perché noi dobbiamo eliminare gli agenti patogeni. E il coronavirus che cos'è? Il coronavirus è un agente patogeno, ovviamente, perché porta una malattia. E quindi noi dobbiamo sterilizzare? No, a noi basta disinfettare, perché noi dobbiamo con la disinfezione uccidere gli agenti patogeni. Capite come il discorso fila, chiaro, no? Ecco, quindi, allora, quali sono i disinfettanti? Quali sono? In generale, vediamo un po' quali sono. Allora, esistono disinfettanti di tipo fisico e disinfettanti di tipo chimico, Ora, vediamo un pochino un excursus veloce, rapido, per capire quali sono questi tipi di disinfettanti. Allora, i disinfettanti di tipo fisico, no? Sono prima di tutto una cosa che tutti voi conoscete molto bene, che è il calore, no? Il calore è utilizzato soprattutto a temperature elevate, ovviamente, che hanno sul microorganismo un effetto negativo, poiché agiscono sui legami chimici delle strutture dello stesso, in particolare sulle molecole proteiche, cioè li cuocete, ok? Quindi con il calore si uccide e quindi con il calore si disinfetta piuttosto bene. Poi c'è, l'incenerimento, che con la fiamma. Poi c'è il calore secco, il calore umido, sono tutte forme di calore. Quando noi utilizziamo l'autoclave stiamo utilizzando il calore umido, che è la forma più efficace di utilizzo del calore nella disinfezione. Addirittura il calore può arrivare a sterilizzare in certe situazioni. Poi abbiamo come mezzi fisici la filtrazione, no? Poi abbiamo la radiazione, le radiazioni, voi tutti conoscete queste cose, e infine gli ultrasuoni. Tutti questi sono metodi per disinfettare in modo meccanico.
Invece vediamo in modo chimico, che è quello che ci interessa un pochino di più in questo caso, anche per difenderci dal contagio di altre persone, no? Allora, vediamo un pochino. I composti chimici utilizzabili nel campo della disinfezione sono veramente moltissimi, no? Ma soltanto un numero ristretto è efficace, economico e nello stesso tempo adatto all'impiego pratico. Per questo motivo la trattazione riguarderà soltanto quelle sostanze che si distinguono per caratteristiche sopra elencate, anche se si ritiene opportuno dare una panoramica. Allora, vediamo un pochino, no? Allora, vediamo un po', i disinfettanti sono gli acidi, gli alcani, i sali, gli ossidanti, gli alogeni. Vediamo un pochino, ce ne sono parecchi, ma quello che interessa un pochino noi, ad esempio, è l'ipoclorito di sodio, perché se ne parla tanto in questo periodo, perché è, diciamo, il principio, il sale, no? Che sta all'interno della candeggina, no? La candeggina è un nome commerciale, all'interno c'è il cloro, no? No? E quindi l'ipoclorito di sodio e di potassio, no? Vengono utilizzati in soluzioni all'1%, attenzione perché online ho visto delle robe di quelli che, vogliono farsi la candeggina, cioè il liquido disinfettante da soli prendendo la candeggina. Ho letto delle robe del tipo di fare 50 e 50, cose del genere. Ragazzi, fate dei composti tossici, cioè l'ipoclorito di sodio è altamente tossico, quindi utilizzato in quantità e concentrazioni troppo alte può farvi veramente dei gravi danni, soprattutto ad esempio ai polmoni, perché lo respirate, perché svolazza questa roba qui. Quindi all'1% per la disinfezione delle stoviglie, della biancheria, per la disinfezione biancheria, frutta, verdura, acuta. Il cloro è un ottimo disinfettante ed è interessante ricordare che in questa sede che esso risulta efficace ad esempio anche contro il virus dell'HIV, contro il virus HIV. I composti del cloro presentano alcuni inconvenienti, quindi ad esempio una blanda azione corrosiva e decolorante, una scarsa stabilità all'esposizione della luce e dell'aria, no? Quindi insomma alla luce e all'aria durano poco, se ti vai sui vestiti te lo macchia, tutti quanti sapete che la candeggina scolora, no? Ok, bene, questo è importante. Invece un'altra cosa che è importante, che è quello che utilizziamo tantissimo, no? Ad esempio quello per disinfettarci le mani, quello che dicevo prima, sono gli alcoli, no? Quindi sono fra i disinfettanti più usati e più noti, no? Il più impiegato è l'alcol etilico, che si trova in commercio come alcol puro al 95%, alcol denaturato e alcol a 70 gradi, che è quello con maggiore potere battericida. L'alcol etilico è efficace contro i batteri, ma non contro le spore, attenzione. Inoltre, essendo volatile, non ha un alto potere di penetrazione, quindi la sua efficacia può essere limitata nel caso di uso in superfici irregolari, ad esempio le mani, no? Ok, vediamo un pochino, quindi, adesso poi qua fa tutto un giro a proposito dei disinfettanti. Vediamo un pochino, ecco, una cosa importante da capire riguardo ai disinfettanti è che non tutti i disinfettanti sono efficaci allo stesso modo, nelle stesse condizioni. E allora qua c'è un bello schemino, no? Che spiega, ad esempio, dove e cosa utilizzare a seconda di che cosa va disinfettato. Ad esempio, no? Sulla cute, e quindi sulle mani, qua spiega proprio che è bene utilizzare l'alcol, oppure tensioattivi cationici, oppure essenze di mercuro cromo. Tutti voi da piccoli siete caduti dalla bicicletta e la mamma vi ha messo il mercuro cromo, quindi alcol o mercuro cromo, ok? Ad esempio qua spiega anche una roba interessantissima: se dovete disinfettare l'acqua, e qua al primo posto mette la bollitura. Tutti voi conoscete questo sistema, è un ottimo sistema, ok? Quindi per disinfettare le mani, e cioè la cute, ecco perché si utilizzano dei disinfettanti a base di alcol come questi gel disinfettanti a base di alcol. Tra l'altro ho appena scoperto che con questo flacone di gel mi ci posso probabilmente comprare un'auto nuova, perché non so se avete visto su Amazon quanto costa adesso il gel, qua ce n'è mezzo litro addirittura.
quindi con mezzo litro praticamente sono diventato uno sceicco, no? Ma in realtà è perché chi fa questo mestiere ovviamente ne ha una certa scorta. Anzi, vi invito a non derubare, non derubare, ma non comprate tutti quelli che trovate in commercio, perché se comprate tutti quelli che trovate in commercio, tutti quelli che lavorano in ambito sanitario o in ambito dove c'è bisogno di igiene, come nel nostro caso, rimangono senza. Ma è possibile che io rimango senza gel? Perché? Perché la mia vicina di casa di 70 anni, che ha paura del coronavirus, se ne è comprata 10 cartoni da 10, che non se ne farà niente, che li farà marcire. Ma dai, su, non ha senso, no? È ovvio. Questo sta succedendo, eh? Cioè, la mucchina, la gente se ne è comprata 50 litri, che non la userà mai, in tutta la vita non lo userà mai, e il problema è che poi chi ne ha veramente bisogno per questioni lavorative e professionali rimane senza. Attenzione a queste cose, come le mascherine quelle che funzionano contro i virus, quelle hanno una EP3, quelle lì, attenzione, perché le avete comprate, molta gente le ha comprate senza che poi abbia senso, però chi poi è personale sanitario che ne ha veramente bisogno rimane senza. Attenzione a queste robe, no? Attenzione, perché rimangono senza quelli che ne hanno veramente bisogno. E poi c'è come dire, quello che non lo userà mai, che poi magari, che fino a ieri andava a farsi la grigliata in campagna, si ciucciava le dita dopo aver fatto la pipì e non essersi lavato le mani, perché questa è la verità. No? Questo succede, e oggi invece deve avere 10 litri di questo, e poi il medico della mutua che invece fa fatica a reperirlo perché non ce n'è più da nessuna parte, no? Ma questo è quello che succede, quello che succede. Ciao GhostTube, ecco qua. Sì, ma sì, GhostTube giustamente dice siamo peggio della Corea, che vergogna. Ma sì, è perché questo è una questione di psicosi, no? Perché non rendendoci conto del reale livello di pericolo, si va fuori di testa, si svuotano i supermercati alla fine senza motivo, no? Cioè. Allora, quindi anche i disinfettanti abbiamo un attimino visto di cosa si tratta. Abbiamo fatto una rapida. Ecco, adesso è il momento di farvi sentire questa registrazione, che è veramente, secondo me, importantissima. La faccio sentire adesso. Ok, questa voce che sentirete è la voce di Matteo Bassetti, che è il direttore della clinica delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ok? E presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva. Ok? Quindi, come dire, una persona che veramente sa il fatto suo a proposito. Dura qualche minuto, ma vale veramente la pena di ascoltarlo per evitare tutta una serie di, come dire, errori che banalmente facciamo magari perché siamo spaventati, ma fidiamoci degli scienziati, fidiamoci degli scienziati. Ok? Ve lo faccio ascoltare perché vale veramente la pena. Buongiorno a tutti, faccio un vocale unico così arriviamo a tutti, mandatelo anche agli altri colleghi, agli OSS e quant'altro, visto che a quanto pare sta dilagando una frenesia e un panico abbastanza irrazionale e poco centrato con quello che sta accadendo. Allora, parliamo di sto benedetto coronavirus. Il coronavirus è un virus che in realtà già noi conosciamo perché alcune sue varianti possono causare delle sindromi parainfluenzali. E in questo caso invece parliamo di un virus che è cugino della SARS e che in Cina sta facendo abbastanza danni. Ha una virulenza paragonabile a quella dell'influenza, in realtà poco più dell'influenza, ma una mortalità estremamente bassa fuori dalla Cina, parliamo dello 0,3%. In Cina invece i dati sono un po' più preoccupanti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che su 100 persone che vengono a contatto con il coronavirus, solamente pochissime rischiano veramente qualcosa da un punto di vista della salute e proprio della vita. Si stima che circa il 20% delle persone che vengono a contatto col coronavirus sviluppano una forma pneumonica di polmonite, e di queste solamente un 25%, quindi diciamo che su 20 persone 4
quattro persone, cinque persone al massimo, rischiano veramente di finire in terapia intensiva. Quindi vuol dire che sostanzialmente il 95% delle persone che vengono a contatto con questo coronavirus ne usciranno in maniera sostanzialmente benigna. Questo è un primo dato per rassicurarvi tutti. Quindi non è che, oddio, prendiamo il coronavirus, finiamo in terapia intensiva e moriamo domani. No, non è così. La maggior parte di noi ne verrà a contatto, soprattutto noi che abbiamo un sistema immunitario ancora forte e in salute rispetto, ad esempio, ai nostri ospiti in casa di riposo. Ne verremo a contatto, svilupperemo probabilmente quella che ci sembrerà un raffreddore, un'influenza, ma poco più. No, quelli che sono un po' più a rischio sono i soggetti immunodepressi o comunque con malattie che hanno delle ripercussioni sull'efficienza del sistema immunitario e ovviamente le persone anziane. Quelli che sembrano essere più al sicuro come categoria sono i bambini. Ad oggi non c'è un caso di bambino finito in terapia intensiva. Questo perché i bambini, esattamente come succede per le malattie esantematiche ed altre malattie che si sviluppano durante l'infanzia, reagiscono in maniera diversa. In loro queste malattie hanno delle manifestazioni che sono un po' più blande. Pensate banalmente al morbillo, lo prendo un bambino di 2 anni e non dico che sia completamente una passeggiata, ma ci fanno il giro abbastanza facilmente, lo prende un adulto e rischia di finire in ospedale con conseguenze anche importanti. Quindi qui la situazione è analoga, quindi i bambini sembrano essere al sicuro per questo momento e sono già 2 mesi o più che il virus circola. Arriviamo a qualche altro dato. Allora, considerando il primo caso che è stato trovato a Codogno in provincia di Lodi, direi che è molto probabile che il virus sia in circolazione, dato il tempo di incubazione che si pensava essere di 14 giorni, ma è più probabile che sia di 21 o forse qualcosina di più. È probabile che il virus circoli già da almeno un mesetto in tutto il nord Italia. È quindi molto probabile che gente che arriva dalla Lombardia, che arriva dal Veneto, anche solamente a farsi la settimana bianca o il weekend in montagna, siano già venuti a contatto con il virus e lo abbiano già portato in Trentino, senza che questo però abbia, come avete visto, scatenato una moria di persone qui nelle nostre valli. Questo appunto perché, ripetendo quello che ho detto prima, il virus per la maggior parte dei casi sviluppa una malattia benigna, fortunatamente. Questo vale per ora. I virus RNA come il coronavirus possono mutare in qualsiasi momento. È vero che la storia ci insegna che i virus RNA tendono a mutare creando delle malattie più blande rispetto a quelle iniziali, quindi è probabile che tra un mesetto o due, superato il picco che l'OMS prevede esserci il mese prossimo, la malattia possa in qualche modo, come dire, stabilizzarsi e dare un quadro un po' più blando di quello attuale. Detto questo, che cosa possiamo fare noi? Usare le mascherine, quelle classiche che abbiamo nelle strutture sanitarie, non serve assolutamente a nulla per impedire di prendere il virus, perché il virus è più piccolo della rete con cui sono fatte queste mascherine. Le uniche che potrebbero proteggere sono quelle con denominazione FPP3 che noi non abbiamo in dotazione, ma insomma in questo momento qui non vedo, neanche vista la nostra realtà, un'indicazione assoluta a portarle. È ben vero che le mascherine che abbiamo noi a disposizione possono in qualche modo ridurre il rischio che una persona che in questo momento abbia il virus, ma questo vale per questo virus e molti altri, lo possa trasmettere agli altri, no? Perché viene in qualche modo schermato per la maggior parte. Quindi quello che noi possiamo fare è aumentare al massimo quelle che sono le norme igienico-sanitarie, soluzioni alcoliche per lavare qualsiasi superficie, buona igiene delle mani, utilizziamo tutti i presidi sanitari come ci dice l'OMS per l'igiene. Non facciamoci prendere dal panico, non esiste in questo momento una terapia, come dire,
gold standard di routine per fare questo, per trattare questo tipo di malattia, anche se ci sono dei protocolli sperimentali di cui almeno uno con Remdesivir che sembra avere degli ottimi risultati, quindi speriamo in bene. Quello che possiamo fare ulteriormente noi, oltre a questo, è cercare di rafforzarci il più possibile utilizzando degli integratori a base di vitamina A, C e D. Questo perché aumentando quelle che sono le nostre difese immunitarie è molto probabile che almeno noi, per quanto riguarda la nostra persona, potremo supportare e sopportare l'infezione da coronavirus in maniera più ottimale. Questo perché molto probabilmente, data la virulenza che è simile, come vi dicevo, anche un pochettino di più di quello dell'influenza, insomma, è molto molto probabile che tutti ne verremo in qualche modo toccati, no? Ma come vi dicevo, non c'è da allarmarsi. Detto questo, per quanto riguarda i parenti che vengono a trovare gli ospiti, io vi consiglierei di chiedere a loro, intanto, se non sono completamente in salute, di ritornare a casa, onde evitare che ci sia un contagio maggiore. Ma questo vale sia per il coronavirus che per l'influenza stagionale, per qualsiasi altra malattia che in questo periodo qui c'è sul territorio, anche quella intestinale, abbiamo visto al terzo piano cosa è successo. Non scatenerei allarmismi particolari. Chiaro che se qualcuno si presenta con un po' di raffreddore, un po' di tosse, chiedetegli se è possibile di andare a casa, appunto per evitare che anche solamente la banale influenza, banale tra virgolette, che c'è nel periodo invernale, si propaghi nuovamente in casa di riposo, visto che solamente quest'anno avete visto quante persone con l'influenza o con sequele di influenza, insomma, ci hanno rimesso. Per quanto riguarda invece le persone che vengono da fuori provincia, e mi riferisco a persone che possono venire su dal Veneto, dalla Lombardia, il consiglio, seguendo quelle che sono le indicazioni della provincia e del ministero, sarebbe opportuno che non entrassero in struttura. Ma questo è per ridurre il rischio ulteriore di contagio. La possibilità, come vi dicevo, visto che il virus è in giro da un po' di tempo, che qualcuno di noi ne sia venuto a contatto e non abbia sviluppato alcun sintomo, purtroppo c'è, ma questo non ci deve in questo momento allarmare, perché come, e mi ripeto nuovamente per la terza o quarta volta, fuori dalla Cina questo virus sembra avere un comportamento diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere a Wuhan. Sembra che per via di una proteasi che noi abbiamo a livello polmonare, noi europei siamo un po' più protetti rispetto agli asiatici. Si stima ad esempio che il maschio asiatico abbia un rischio di sviluppare una polmonite da coronavirus 5 volte superiore agli altri, no? Quindi siamo abbastanza tranquilli per il momento. Se avete domande, fatemene pure. Vi prego di far girare questa informazione a tutti, e se vi è possibile nelle prossime settimane cercate di andare in giro il meno possibile in ambienti chiusi, evitate soprattutto gli spostamenti fuori provincia, e soprattutto qualora vi venisse anche solamente un raffreddore, non andate in pronto soccorso, non pensate di avere il coronavirus. Siamo razionali, per favore, perché già la gente sta andando di matto senza motivo per colpa di questi media che stanno facendo del terrorismo psicologico da panico. Almeno noi, che siamo dei profili sanitari, facciamo il nostro dovere fatto bene utilizzando la ragione. Ciao a tutti. Beh, direi che non c'è bisogno di aggiungere proprio nulla alle sagge parole di questo illustre esperto. Come avete capito, questo era un messaggio rivolto ai suoi colleghi, ma che chiaramente è stato divulgato poi a tutti, perché come dire, finalmente qualcuno ha detto le cose come stanno. Io sono assolutamente d'accordo, ha dato anche una spiegazione interessantissima e sicuramente corretta dal punto di vista scientifico del motivo per cui in Asia stanno succedendo più guai che qui per lo stesso virus. Quindi, insomma, direi che non ci sono motivi veri
per andare in panico, anzi non ce n'è nemmeno uno motivo per andare in panico, bisogna solo stare un po' attenti, un po' attentini, come dicevo all'inizio di questo intervento, proprio per evitare che collassi la struttura. La malattia non c'entra, è la struttura che non deve collassare. Bene, io vi chiederei, e mi sembra corretto, magari divulgate questo video, magari se non lo fate di solito, questa volta fatelo, perché queste informazioni, come potete immaginare, vanno anche un po' in controtendenza, nel senso che io e diversi altri youtubers, diverse altre persone dal pensiero libero, no? Stiamo cercando di fare un'informazione corretta a proposito di quello che sta succedendo, proprio per dare dei mezzi alle persone che magari non hanno questo tipo di cultura, proprio per capire cosa sta succedendo realmente, perché se ci atteniamo a quello che dicono i giornali siamo rovinati. Ultimamente io l'ANSA, io leggo sempre le notizie sull'ANSA, ultimamente io l'ho battezzata ANSIA, non ANSA, perché è incredibile, la ansia.it, cioè è incredibile, se guardi, se leggi quelle robe lì, cioè ti viene una paura tremenda, così come se leggi i giornali. Invece fortunatamente io e molti altri stiamo cercando di dare delle informazioni in modo da ridurre la tensione, non da aumentarla la tensione, perché non è corretto aumentare la tensione. È invece giusto mantenere un profilo basso. Gli italiani sono un popolo di persone mediamente intelligenti, abbiamo insegnato l'arte a tutti, abbiamo costruito tutto quello che si poteva costruire, e quindi figuriamoci se gli italiani non riescono a capire questa cosa qui. Certo che ci riescono, però ovviamente a loro devono arrivare le informazioni corrette. Fortunatamente c'è internet, ci siamo noi, ci siete voi. Quindi diffondete questo video, perché io da solo più di tanto non posso fare, però voi semplicemente con una condivisione o dicendo all'amico vatti a vedere, ecco, da lì riusciamo, io ripeto, insieme agli altri youtubers che stanno facendo la stessa cosa, a tamponare e fare una certa controinformazione, esattamente come sta facendo Mazzucco, esattamente come sta facendo anche Montemagno, esattamente come stanno facendo quelle persone che io stimo e che come me come hanno un impatto mediatico abbastanza forte. Beh, loro molto più di me, perché si occupano di argomenti molto più generalisti, io mi occupo di una ristretta fascia che è il trucco permanente, però i miei video comunque sono molto visti, soprattutto su Facebook, girano tanti, anche qui ma anche su Facebook, e insomma via, ognuno fa la sua piccola parte, e quindi cerchiamo di fare anche noi la nostra. Bene, ricordo alle persone che erano iscritte, che sono iscritte ai corsi di Milano, che i corsi non sono annullati, semplicemente abbiamo messo un attimo di punto interrogativo sulla data, semplicemente sulla data, per il semplice fatto che dobbiamo capire le autorità che cosa decideranno, e ovviamente noi, siccome siamo persone civili, ci atterremo a quelle che sono i dettami delle autorità, per fare anche noi la nostra parte e per essere di aiuto per quello che possiamo. Quindi se non sarà il 16, 17, 18, magari sarà una o due settimane più tardi, ma state tranquilli che a Milano ci vengo, non vi preoccupate, ok? Bene, direi che ho detto tutto, e come dire, siccome abbiamo sentito un eminente scienziato spiegare le cose molto bene, direi che Stefano Strano, che si occupa di trucco permanente e non di medicina, ma che comunque è un divulgatore, non deve proprio aggiungere altro, se non che anche in questo caso ci sta veramente dire che il segreto è che non ci sono segreti in questo caso su come funziona un'influenza. Ecco, i segreti invece ci sono sulle cattive informazioni che ci hanno dato nelle settimane precedenti, e probabilmente nel prossimo futuro verrà tutto alla luce, perché d'altronde non ci si può nascondere dietro un dito, non ci si può nascondere dietro un dito. Ok? Bene, io vi abbraccio come sempre, grazie per essere stati con me in questo lunedì sera, sono certo che questa lezione sia stata utile a chi vuole imparare e rispolverare quello che ha studiato al corso igienico-sanitario, sia stata utile a chi vuole capire cosa sta succedendo per il coronavirus, sia stata utile, spero, un po' a tutti, anche non strettamente a chi si occupa di trucco permanente o di tatuaggio, come succede di solito. Poi fatemi sapere se vi piace che io mi occupi anche di qualcosa relativo un po' più all'attualità, perché nulla vieta
di occuparmi, ovviamente non al posto delle lezioni, ma in più alle lezioni, di occuparmi anche di qualche argomento relativo all'attualità. Ne posso parlare da libero pensatore qual sono, da uomo studioso qual ritengo di essere, e quindi eventualmente possiamo parlare anche di altri argomenti se vi piacciono, e magari, come dire, creando una rubrica appositamente specifica per, diciamo, sviscerare qualche argomento di attualità. Questo se vi fa piacere, ovvio. Anche perché quando facciamo i corsi spesso e volentieri ci intratteniamo in piacevoli discussioni, anche lunghe, anche fino a tarda notte a volte, no? si parla molto, ed è sempre molto piacevole scambiare queste cose. Vi auguro veramente veramente la buonanotte, il buon tutto, e mi raccomando, state tranquilli, ci vediamo presto, ciao. Adesso sto ai miei soliti 30 secondi qui, così non vi si chiude il video di tutto d'un tratto. E questo è un limite che non posso superare, perché c'è una differita da quando io finisco la registrazione a quando la registrazione arriva fino a voi. È una differita di qualche secondo, non ho ancora capito di quanti secondi, però io vi saluto e sto ancora un po' qua, così poi quando chiudo voi siete riusciti comunque a vedere tutto il video.